Venezia, inizi del 1500. La Serenissima Repubblica incarica l'architetto veronese Michele San Micheli di edificare una fortezza difensiva a protezione del principale ingresso in città, la bocca di porto che dall'Adriatico porta direttamente in laguna. Il forte dovrà essere inespugnabile e maestoso, presidiato e protetto. Nessuno potrà entrare, nemmeno il potente impero ottomano, che in quegli anni minaccia Venezia più di chiunque altro. San Micheli realizza l'opera nell'isola di Sant'Andrea, costruendo il corpo centrale sui resti di un antico torrione del 400 in laterizio. Lo protegge e lo decora con la pietra d'Istria, scelta da sempre dai veneziani per la capacità unica di resistere alla corrosione salina. Il fronte principale è un enorme muro bianco in pietra d'Istria che affonda le sue basi nell'acqua della laguna. Ai lati, i due lunghi bastioni con ben 40 cannoniere a filo d'acqua. I cannoni a parabola a calibro ridotti, ma più potenti, sparano quasi paralleli all'acqua per poter colpire le navi direttamente alla chiglia e affondarle. L'accesso al forte non è dalla porta d'acqua, ma viene dalla parte opposta, sul retro, dove un canale porta al cortile centrale. Quanto il lato esterno è fornito e imponente, tanto quello interno verso Venezia risulta semplice e totalmente sguarnito. Se il forte fosse caduto in mano nemica, i suoi cannoni non avrebbero potuto essere rivolti verso il cuore della città. Perfetta sintesi di architettura funzionale e genio militare, Sant'Andrea diviene in breve tempo un simbolo e un modello per tutte le successive fortificazioni della Serenissima. Grazie alla sua opera, San Micheli viene nominato ingegnere capo di Venezia e gli verrà chiesto di replicare tali strutture in tutte le fortezze veneziane dell'Adriatico, fino in Dalmazia. Il 20 aprile 1797 il forte urla per la prima e unica volta con la sua voce possente. La laguna trema, il risultato è devastante. Quando il bastimento francese, le Liberateur d'Italie, prova a forzare le porte del Lido, un'unica raffica dirompente squarcia a metà la nave da guerra, provocando la morte del comandante e decretandone l'immediata resa. Il monito viene recepito. Mai più nessuno oserà anche solo avvicinarsi alla porta del guardiano. Buone e avverse sono le sorti del forte nei suoi 500 anni di vita. Pesti, carestie, sconfitte e vittorie si alternano nei secoli e la fortezza militare diventerà prima prigione nell'Ottocento, deposito e polveriera poi, durante la Grande Guerra, e caserma militare nel Novecento. Oggi è semi-abbandonata, ma ancora luogo ricco di incanto e mistero. Il forte ha subito in tempi recenti imponenti opere di restauro per consolidarne le fondamenta e impedire che potesse sprofondare in mare. Questa splendida struttura, una degli emblemi del monopolio economico di Venezia nel corso dei secoli, rimane a sorvegliare simbolicamente chi entra nella laguna. Immobile, silenziosa, testimone fedele per più di mezzo millennio. Un guardiano solitario che si staglia ancora, invitto, come storico e indomito protettore della laguna.